la seconda volta in questa stagione la città di Pomezia si appresta a vivere e a scrivere una delle pagine più importanti nel futsal nazionale dalla sua nascita. Buonasera dalla Pala Lavinium e da Daniele Porcelli per questa gara di ritorno tra United Pomezia e Fornituto Futsal Pomezia. Le squadre al centro del campo sono entrate man mano staccate rispettando la normativa per la pandemia Covid-19. Parte intanto in questo istante il conto dei 20 minuti del primo minuto di gioco di questo confronto. Subito la Fortitudo in avanti, adesso c'è Giasson che prova adesso la conclusione e la deviazione da parte di De Oliveira e il fischio, proprio signori, il gol. Bastano 55 secondi di gioco e praticamente la Fortitudo Futsal Pomezia si porta in vantaggio. Ci pensa signori, lascia freddo colui che ha sbloccato il match, prova la conclusione, la diagonale della stagione, va via, sguscia bene Papu e c'è adesso la chiusura, finta ad andare all'indietro dalla parte opposta dove c'è Papu, signori da centro, il tiro, risponde presente Filippini su questa fiondata, Galante va per vie centrali, poi tutto solo, c'è Freddo, la mette nel fondo al sacco centralmente, ha trovato l'autostrada libera, se n'è andato da solo ed ha freddato per la seconda volta Filippini. All'indietro per Galante, al volo il palo e la palla si schianta proprio contro il palo ma finisce fuori, ancora adesso è De Cicco, lo accorcia lui, Luca De Cicco rabbiosamente ha freddato Paccioni, si accentra poi scarica all'indietro per Freddo, signori Papu con il tacco, recupera Murak, subito ancora lo United, va a calciare Murak, signori alza dove c'è Zullo e il lob e poi allontana Sanchez, arrivate Simone che gli porta via il pallone, grosso errore Zullo, un rigore in movimento, sbaglia la rimessa con Gervais in mezzo, Freddo da solo e la mette in rete per lui, è un gioco da ragazzi, basta toccare quel poco che serve per spedire la palla in fondo alla rete. De Simone si intestardisce, si fa portare via il pallone, Papu si accentra, va quasi a calciare, il tocco ci sembra essere quello di Galante, evitato adesso il gol del 4-1 della Fortitudo Futsal Pomezia. Pagnussat, Freddo, si gira Gervais, brucia Michael Filippini per il 4-1 che arriva in questo momento. Galante, Murak, Galante, prova l'orgoglio, ora Galante, la finta, il palo e poi sulla ribattuta De Cicco, Paccioni, Freddo, va via De Cicco, ora ci prova Pagnussat, lontano anche questa volta Filippini, si va a portare via il pallone Murak e poi il Giasson, ora girando la sostituzione per la Fortitudo, Pagnussat, Filippini, allontana, Galante, sale e poi per De Cicco, ottimo questo schema e porta Luca De Cicco ancora a far credere nell'United Pomezia. Zullo, signori, prova Zanobi verso Papu, 5-2, cambia ancora il risultato, questa volta Papu la mette in rete, va soltanto ad osservare Murak, sguscia via, riesce a recuperare il pallone, lo mette in, al tiro, ma Filippini, De Oliveira, l'arbitro non fischia nulla qui,
Medak, ancora Papu, va ancora a calciare, ancora Datora, Vicalvi, va via Azzullo, De Simoni, fermato da Vicalvi, la ripartenza della Fortitudo con Zullo, ci mette la mano Sanchez, Galante si coordina per il tiro, Giasson contro Masullo, prendersi meno amara questa sconfitta della squadra di Caporaletti, parte Giasson, parato e poi Giasson sulla ribattuta la spedisce in rete, De Cicco si gira, ancora Giasson e non c'è gloria, Musilli finisce qui la Fortitudo Futsal Pomezia, batte nel derby di ritorno l'United di Pomezia 5-3 e si laurea campione del girone della Serie B, la vittoria nel derby praticamente le consente di staccare con una giornata di anticipo il biglietto che la porterà a disputare la prossima stagione il campionato di Serie A2 e iniziano i giusti festeggiamenti per il club rossoblu di Pomezia, una vittoria importante.